Mattarella, Covid, pericolo attuale, libertà non è far ammalare gli altri, uso fondi UE sia tempestivo, riaperture a scuole, obiettivo primario. Contagi in ripresa, sono quasi 250.000 da inizio pandemia, finisce il distanziamento sui treni, per gli esperti decisione preoccupante. PIL in calo in tutto il mondo, Italia meno 12%, più giù Francia e Spagna, Zingaretti veloci sui fondi europei ed investimenti. La Morgese al TG1, rimpatri già ad agosto per i migranti economici da Tunisi. Di Maio, stop fondi al paese, Salvini, governo complice. Aggressioni e minacce, sotto scorta Valerio, l'organizzatore del Cinema America di Roma, che dice non pensavo si potesse arrivare a tanto. Genova in volo con i droni sul nuovo viadotto San Giorgio, tra meno di 72 ore l'inaugurazione del ponte che tornerà ad unire la città. Primo fine settimana di agosto, bollino rosso su strade ed autostrade verso i luoghi di vacanza, temperature oltre i 40 gradi in molte città, condizionatori, ventagli e fontane per rinfrescarsi, da domenica temperature in discesa. Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1. Il Covid è un pericolo ancora attuale, non vanno abbassate le difese. Il Presidente della Repubblica parla dell'emergenza coronavirus durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Non mantenere le precauzioni di sicurezza non è espressione di libertà, dice Mattarella, intervenuto anche su scuola e fondi europei. Nadia Zikowski. Non bisogna dimenticare né per...